Ciao amici, sono nella clubhouse del maneggio, finalmente sono tornata in Italia. Allora, oggi volevo fare un video un po' particolare, perché praticamente è da tantissimissimo che devo cambiare la mia cassettina e quindi ho deciso perché non farlo con voi. Quindi il video di oggi sarà un makeover della mia vecchia cassettina in una nuova che ho comprato per Natale, 26 euro dalla Brico. E quindi niente, vi lascio con il video. Un bacio! Sono uguali, vecchio, nuovo, vecchio, nuovo. Ora bisogna spostare tutta questa roba. Allora, quello nuovo è composto da tre cosi. Questo qua, che è il primo, questo che è quello sotto e questo che è quello in mezzo. Quindi questo andranno le cose tipo, anzi, qui andranno le cose super utili, qui andranno le cose inutili, qui andranno le cose un po' meno inutili. Allora, ora io tengo sempre un panno di microfibra dentro il mio coso. Oh, ciao Bob! Ciao Bob! Ciao! Ciao di nuovo! Biscotti? Molto utili, molto, quindi vanno nella parte sopra. Poi c'è questo che è tipo una roba per le gambe e è uno dei miei prodotti preferiti che l'ho usato un sacco quando la mia cavalla è stata male, quindi ve lo consiglio. Si chiama Ice Blue di Care and Day and Martin. Madonna che nome, comunque un po' sporco, va andrà sotto qui. Poi questa cosa che ho comprato alla Decathlon tipo 30 anni fa. È una spazzola che fa il massaggio con queste rotelle che girano. Qua dietro c'è una, non so, tipo un po' tipo dei gommini. Ora, Quickie, vuoi questa? La vuoi? Vuoi un massaggio? Lo vuoi? Chi? Puoi fare anche un massaggio all'altro. Vieni, mi piace fare un massaggio. Ti piace? Oh, ti piace? Ma non so se le piace a me. Però con questa dimostrazione di come fosse il suo spazio. No, allora secondo me le piace. Oh, ti piace? Ti piace? Ecco, e poi da questa parte puoi grattare il tronto che c'è nel tuo cavallo. Brava. Grazie per la dimostrazione. Boh, è utile. Allora, questi sono tutti i prodotti essenziali per la cura della mia cavalla. Abbiamo crema all'arnica ed artiglio del diavolo per le botte, che comunque possono usare anche gli umani. Poi, oddio, il segreto di pelo lucido è l'olio di argan, che io uso sempre, tipo ne metto un po' sulla spazzola e ne ho un sacco di tipi, tipo questo, questo, quello e pure questo. Ah, e anche quello. E poi qui c'è disinfettante, sempre utile. Guanti della Decathlon, super, 3 euro, utilissimi. Uso sempre per montare, vanno lì. Poi abbiamo... Ah, guarda, abbiamo pulito... Ah no, scherzavo. Abbiamo un sacco di cose. Comunque, ragazzi, altro consiglio. Questo coso, sempre della Decathlon, tipo 8 euro. Super per gli zoccoli, veramente. Slickets Grooming Tool. Praticamente dovrebbe togliere tutti i peli dal vostro cavallo perché ha questa seghetta zigzagata che, boh, devo dire che ha funzionato, però sì, adesso è qua, non fare niente. Quindi la metterò nelle cose non molto utili. Questa è una cosa specialissima nella mia vita. È un numero di tessiera di una gara che non so quale. Ah, le siepi. E un pezzo della criniera della mia pony, che non è morta, solo è andata in pensione, però lo tengo sempre con me per... boh, così. Perché è stata... sì, la tengo con me, basta. Poi so che tutti voi conoscerete questo rotolino magico, Vetrap. Vetrap è la vita per tutti quelli che montano a cavallo, quindi andrà nella sezione di cose utili, però non al momento, per fortuna. Allora, siamo arrivati a un punto un po' dove si vede la luce, la nuova cassettina è quasi finita e
garze, un sacco di garze. Io ho un sacco di garze perché la mia cavalla è super super delicata, quindi garze sono sempre utili. Questo prodotto, che boh, l'ho comprato un po' di tempo fa, e a quanto pare tipo un grasso che è simile all'altro che è lì, però è solido, e sinceramente, se devo dirvi la verità, non mi sono trovata molto bene, anche se l'ho pagato tipo 40, l'ho pagato 27 euro, quindi sì, non ve lo consiglio sta roba, che fra l'altro è lo stesso di quella cosa lì, questa cosa qui per le gambe, e quindi sì, non ve la consiglio. Guardate qua dentro questa roba, mollette, no? Grazie, che usavo per la mia pony, quindi direi che può anche andare nel bidone, però ve lo consiglio, per la mia pony tipo aveva funzionato, quindi sì, però adesso è un po' andato. Allora, ho trovato dentro la mia cassettina un santino, che per carità è sempre utile, devo dire, eccolo qua, quindi come molti è abbastanza scaramantica, quindi sì, direi che lo tengo. Quindi, conclusione di tutto ciò. Quindi questo è il primo coso, questo è il secondo con le cose inutili, questo qui in mezzo è le cose un po' più utili, e lì c'è la mia vecchia casettina. Direi che ottimo. E abbiamo finito tutto, questa la porterò a casa a lavare, questa è una spazzola, guarda, è tutto vuoto. Quindi raga, abbiamo terminato la nostra edizione makeover bauletto per cavalli. Questo è quello nuovo. Questo schifo è quello vecchio, che non lo voglio neanche toccare. Quindi qui c'erano due cose, qui ce ne sono tre, molto più utile, devo dire. E quindi niente, ci vediamo nel prossimo video.